Uomini e donne, la gaffe di Esther Glam, i follower non perdonano. La foto di Esther Glam di Uomini e donne scatena i fan. Abbiamo conosciuto Esther Glam in quanto ex corteggiatrice di Paolo Crivellin, attuale tronista di Uomini e donne. La modella era tra le preferite del torinese, le cose tra loro sembravano andare bene, eppure lei ha deciso di abbandonare il programma. La romana non era più interessata e ha preferito tagliare corto. Dopo un po' di tempo si è scoperto il vero motivo dell'abbandono. Esther ha pubblicato una foto su Instagram in compagnia di un ragazzo e ha speso alcune parole per descrivere quel tenero ritratto. In sostanza la ragazza è tornata insieme al suo ex, persona con la quale ha avuto una storia in passato. L'ex corteggiatrice ha precisato che all'interno del programma di Maria De Filippi è stata vera dall'inizio alla fine. Oggi è felice insieme al suo Mattia che lei dice essere stato il primo amore, suo primo complice, amico e, a volte, anche padre. Oggi, dopo questi due giorni di festa, la modella ha pubblicato una sua foto ironica sul social ma non è stata colta da tutti allo stesso modo. Quello che è successo è simile a quanto accaduto con Alex Migliorini e Alessandro D'Amico. Anche la coppia è stata protagonista di numerosi attacchi gratuiti dopo aver pubblicato una simpatica foto. Esther Glam ha pubblicato una foto ritoccata, con misure fisiche notevolmente aumentate. Ragazzi, vi posto una mia foto dopo le feste di Natale. Finalmente vi posto una mia foto senza Photoshop. Diciamo basta alle foto da modella e iniziamo a mostrarci per ciò che siamo. Sono curiosa di vedere le vostre foto prima e dopo, quindi le aspetto per farmi due risate. Ha scritto la riccia su Instagram. Questo gesto, però, non è stato colto per quello che effettivamente è, ossia un modo per sdrammatizzare i chili presi durante gli ultimi pranzi. I commenti negativi sotto la foto di Esther Glam di Uomini e donne. Tra i vari commenti di persone che si sono sentite offese dal post ne spicca uno, come dire, sono magra e sono bella e voi ciccione fate schifo. Lo dico da magra, per cui posso immaginare cosa pensa chi magra non è. Messaggio pessimo. A queste parole ha risposto Esther, scrivendo, nemmeno il Natale vi ha fatto rilassare. Il marcio è meglio occhi di chi lo vede.